Civitanova Marche presenta i suoi festival dell'estate 2016 e lo fa in una cornice atipica, il centro commerciale Cuore Adriatico, che dopo aver concentrato le proprie risorse organizzative ed economiche sull'apertura, datata 2014, si apre alla città e ai suoi eventi. Finalmente siamo arrivati all'azienda dei teatri, abbiamo avuto l'opportunità di vedere tutto quello che avevano presentato e quello che c'era per il panorama estivo di Civitanova e non potevamo che appoggiare, anche perché noi siamo all'interno del territorio civitanovese, per noi è fondamentale esserne parte, quindi il nostro sostegno non poteva che esserci totalmente. Questo è l'inizio di un percorso che porteremo avanti il più a lungo possibile perché hanno realizzato veramente qualcosa di eccezionale e quindi ci fa solo che piacere essere all'interno di questo progetto. Il Cuore Adriatico dunque main sponsor di Futura Festival, Civitanova Danza e Rive Festival, tutti e tre che porteranno la città riverasca ad essere polo culturale della Regione Marche. Con tre festival e che festival, di cui Futura è uno dei tre, credo che abbia addirittura una posizione di onore insomma, nell'offerta culturale dell'estate, soprattutto perché c'è di tutto tra l'altro da giugno fino a settembre, quindi io credo che le Marche debbano guardare a questa città come una grande protagonista dell'estate e abbiamo l'ambizione di fare non solo un festival cittadino, abbiamo l'ambizione di fare un festival oramai di valore nazionale che è assurdo anche alle cronache nazionali, nei giornali italiani che ne hanno parlato e che aiuterà le Marche anche nello sviluppare un'immagine forte come regione della cultura e dello spettacolo. Trolli continua illustrandoci l'edizione 2016 di Futura Festival, un'edizione assai ricca di eventi con più di 100 ospiti. Ci muoviamo tra scienza, letteratura, filosofia, cinema, quindi tutti, anche musica, tutti i settori sono coperti dal festival con almeno 7 appuntamenti ogni giorno, dalle 5:30 all'1 di notte. Credo che si vada profilando un'edizione molto bella del festival nella quale credo molto e abbiamo ottenuto ospiti che vanno da Cacciari a Nanni Moretti e lì in mezzo insomma il percorso sarà molto interessante perché ogni giorno abbiamo temi e protagonisti di assoluto valore. 23esima edizione invece per Civitanova Danza che vede eventi da sabato 9 luglio al 6 agosto con l'appuntamento clou del 24 luglio all'Eurosuole Forum con la stella Eleonora Bagnato. Abbiamo fatto tornare come da immagine la nostra Eleonora Bagnato perché questa Carmen è uno spettacolo, uno dei più importanti di quest'anno, non a caso ieri mi sembra era al Festival dei Due Mondi di Spoleto, sarà qui in esclusiva, in prima esclusiva regionale e quindi assolutamente ci piacciono le stelle, ci piacciono anche le stelle giovani, ma sicuramente il ritorno di della prima ballerina dell'Opera di Parigi nonché direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma come Eleonora Bagnato insomma ci fa molto piacere. E ecco, l'occasione appunto è aperta a tutti perché abbiamo un nuovo spazio teatrale che consentirà a chiunque di poter vedere questo meraviglioso spettacolo. Il programma è molto ricco e pieno di tante proposte, devo dire che il pubblico se ne sta già accorgendo perché ci sarà come sempre un'avventura per tutti quanti. Cominciamo con una festa in famiglia, Civitanova Danza in Famiglia è il primo appuntamento, quello del 9 luglio, e lo dedichiamo proprio alle famiglie, ai bambini, ai loro genitori, ai loro nonni e addirittura li invitiamo a danzare con noi. Ci sarà al centro di questo pomeriggio un bellissimo laboratorio per appunto provare a vedere che cosa sia davvero la danza e poi fino al 6 agosto con una serie di anteprime, prime italiane, prime assolute, insomma il festival, la sua 23esima edizione non perde assolutamente nessun colpo ma rilancia all'insegna della grande qualità della danza di tutto il mondo. Ricco anche il cartellone di Rive che ci illustra brevemente il direttore artistico Giorgio Felicetti. La novità di quest'anno è che il festival si caratterizza sempre più come appuntamento mediterraneo. Parleremo di ambiente mediterraneo, racconteremo molte storie mediterranee, di mare, storie umane, storie ambientali, ospiteremo artisti, scrittori, giornalisti che si occupano dell'ambiente mediterraneo. Saranno 26 appuntamenti dislocati in 4 giorni, per cui le rive di Civitanova che sono femminile e plurale, per cui ci sarà una massiccia presenza di ospiti donne, si apriranno ai tanti spettatori e ai tanti ospiti che accoglieremo alle nostre rive mediterranee.
tratti, dalla musica di cantautorale che parte dal giovane Maldestro per passare a Radio Dervish, alla brigantessa della musica napoletana Teresa De Sio, per finire con il principe dei cantautori Francesco De Gregori. Ma ci saranno molti appuntamenti letterari con Simona Vinci, con Daniela De Crescenzo, ci sarà cinema, teatro, per cui veramente per tutti i gusti. Molti insieme al Cuore Adriatico, i partner privati, segnaliamo la BCC di Civitanova e Montecosaro e le cantine Fonte Zoppa, dove si svolgeranno i dopo festival.